5 marzo del 1950 l'Italia ospita al Comunale di Bologna il Belgio, test importante in vista dei mondiali in programma in Brasile 3 mesi dopo. Nel primo quarto d'ora la gara sembra maledetta per gli azzurri, a Novazzi calcia fuori un rigore e poco dopo i belgi rompono l'equilibrio. Come se non bastasse, al 25esimo Boniperti è costretto ad abbandonare il match per infortunio. A suo posto, il commissario tecnico Ferruccio Novo fa esordire in nazionale Hermes Muccinelli. Dopo appena 13 minuti dal suo ingresso in campo, è proprio il 22enne juventino a piazzare la zampata vincente da opportunista doc per il pari azzurro. Muccinelli completa poi il suo debutto da sogno nella ripresa, quando all'ottavo minuto firma anche il gol del vantaggio italiano, prima della rete finale di Amadei, che fa da preludio all'invasione di campo del pubblico in festa. Thank you.